quali sono le cose che mi fanno battere il cuore? Il Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, Santa Croce. Quasi tutta, devo dire. Viene in mente ora un posto dove i fiorentini, sono sicura, sono molto orgogliosa, Piazza Santo Spirito, e tutte le mattine c'è un mercato di ortolani, vendono i fiori, vendono la frutta. Arrivano in certi giorni degli anziani contadini che vendono le cose di stagione. È un piacere perché il naturale rumore ma niente di artificiale, no? Quindi questo è molto bello. L'Oltrarno è un quartiere artigianale, ci sono tanti piccoli ristoratori, ci sono dei venditori di ferri vecchi. Ci sono però anche gli antiquari, ci sono anche i palazzi e c'è il Super Palazzo Pitti, che per me è il più bel palazzo di Firenze. E quello è proprio un luogo che io consiglio assolutamente di vedere perché le sale del Museo degli Argenti, con degli argenti anche, e le sale del primo piano della Galleria Palatina sono per me tra i posti più belli che ci sono a Firenze. E anche il giardino collegato al palazzo che si chiama Giardino di Boboli, proprio in cima a un piccolo giardino che si chiama il Giardino del Cavaliere, da cui si vede Arcetri, da cui si vede San Miniato, ma soprattutto è arioso, è molto bello e sono delle cose che poi rimangono nel cuore. Firenze, per fortuna, è una città che poi la gente se la può portare via un po' nel cuore. Questo mi piace molto. Uno dei segreti per scoprire Firenze è anche lasciarsi portare, no? Quindi voler vedere, ma anche ascoltarla un poco, quindi camminare, guardare. È bello, sì, andare e ascoltare, eh? Passare accanto a questi artigiani, per esempio di Laterno, verso Chiesa del Carmine, quelle parti là, senza volerli disturbare, senza fargli le foto, proprio vederli e lasciarli dove sono, no? E quindi dando tempo, dando calma, emerge, no? La loro particolarità e quindi si può capire che cos'è Firenze, per esempio?